Prima di realizzare questo video, ascoltavo le parole dell'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ai canali ufficiali del club, che ha svelato un dato, secondo me, clamoroso, incredibile. Cioè che da inizio stagione a domenica, quando si chiuderà il ciclo delle partite interne a San Siro al Milan, quindi da inizio stagione a domenica che si chiude con l'Atalanta, il Milan ha toccato 1 milione di ingressi allo stadio, 1 milione di presenze allo stadio. Un dato pazzesco se consideriamo che anche nei mesi passati, nelle settimane passate, lo stadio è stato anche limitato a causa della pandemia e di conseguenza non tutte le volte c'è stata la possibilità di far entrare il 100% della tifoseria rossonera allo stadio. Quindi è ancora più forte e più importante questo dato che ha svelato Ivan Gazidis. 1 milione di presenze allo stadio nell'anno in cui gli stadi riaprono post pandemia, ma non hanno riaperto subito. Ci sono stati anche dei periodi con solamente 5.000 unità allo stadio, il 50% della capienza, stadi semideserti a causa della pandemia. Nonostante questo, 1 milione di unità, 1 milione di presenze, dato davvero incredibile. Contro l'Atalanta nuovamente sold out. Gazidis in questa intervista dice che ci sono anche 10.000 tifosi che arrivano dall'estero, quindi c'è un affetto globale nei confronti del Milan. Davvero bellissimo questo abbraccio dei tifosi nei confronti della squadra, nei confronti dei colori rossoneri, un abbraccio che è concreto, non è solamente virtuale, perché molte volte si può dire sì, il Milan ha tanti tifosi sparsi nel mondo, ma questa volta i tifosi vogliono presenziare dal vivo all'ultima manifestazione di questa stagione a San Siro del Milan contro l'Atalanta, e sarà ancora un bagno di folla per la squadra di Stefano Pioli. Quindi in questa intervista, che ora tra l'altro vi leggo alcuni estratti importanti di Gazidis, lui dice: abbiamo più di 500 milioni di tifosi da tutte le parti del mondo, domenica forse ce ne saranno 10.000 dall'estero, tutti a San Siro per Milan-Atalanta. Nel nostro stadio ci sono stati in totale tifosi da 192 paesi diversi. Sono davvero dei dati bellissimi. Poi Gazidis saluta tutti, ringrazia tutti, dice: stiamo tutti pensando alla partita contro l'Atalanta, vorrei ringraziare di cuore i tifosi. È incredibile, un supporto che ci ha dato forza durante tutta la stagione. E tra l'altro lui dice che questo supporto, quest'unità che si vede tra squadre e tifosi non è solamente a San Siro, perché anche fuori casa il Milan ha avuto il supporto dei tifosi, i 15.000 all'Olimpico, i 13.000 a Verona e così via. Significa tanto, significa che anche col freddo, con la pioggia, con il sole, con tutti, in tutte le modalità atmosferiche, il tifoso del Milan è sempre presente, e quindi secondo me è davvero molto bello. Inoltre Gazidis dice che stamattina era a Milanello, ha visto la squadra focalizzata sulla partita contro l'Atalanta, ma allo stesso tempo serena, perché quando sei sereno vuol dire che sei consapevole delle tue qualità, sei consapevole dei propri mezzi e scendi in campo con la giusta attenzione, conoscendo però i limiti e le qualità, i pregi e i difetti della tua squadra. È la consapevolezza che deve essere l'arma in più di questo Milan. Milan che quindi affronterà un avversario non facile come l'Atalanta. Gasperini, da quando allena l'Atalanta, non ha mai perso a San Siro. Questo deve essere uno stimolo in più per la squadra di Stefano Pioli. A proposito di Pioli, Gazidis nell'intervista dice: è una persona speciale,
questo momento lo stiamo vivendo anche grazie alla gestione di Stefano Pioli. In questo video però, oltre alle parole di Ivan Gazidis, che ripeto dice che i tifosi sono sempre stati lì con noi, questo sentimento l'abbiamo sentito, la squadra, il mister, lo staff, tutti hanno sentito questa forza, questo supporto, quindi parole importanti. Oltre alle parole di Gazidis, vorrei riportarvi anche le parole di Gerry Cardinale. Chi è Gerry Cardinale? È il CEO di Redbird Capital Partners, questa società americana che sta tentando di acquistare il Milan. Non sarà facile, perché dall'altro lato c'è Investcorp, il fondo del Bahrain, che offre 1 miliardo e 200 milioni di euro. Addirittura si parla, fonti arabe, di un possibile rilancio, però insomma vediamo, al momento non arrivano conferme su questo rilancio, ma non è detto che non possa arrivare tra qualche giorno. Io mi aspetto magari tra qualche giorno o un rilancio o un modellamento, rimodellamento dell'offerta fatta al Milan nelle scorse ore, nelle scorse settimane. Quindi Investcorp, che ha terminato il periodo di esclusiva, ha come competitor Redbird Capital di Gerry Cardinale, e Gerry Cardinale ha parlato della strategia del suo fondo americano in un podcast, in questa intervista del dicembre 2021, quindi parliamo di 6 mesi fa, non parliamo di tanti mesi. E lui ha detto, durante questa puntata ha parlato di come Redbird abbia analizzato e osservato il calcio europeo prima di arrivare a decidere di investire con il 10% nel Liverpool, nel Tolosa e chissà anche nel Milan. Noi facciamo cronaca, non stiamo dicendo che alla fine il Milan sarà di Redbird, però loro hanno analizzato e scandagliato tutto il panorama calcistico europeo, più di 80 società, per decidere dove investire. E dice: prima di fare gli investimenti che abbiamo fatto nel mondo del calcio europeo, abbiamo fatto ricerche e studi davvero approfonditi e su squadre, sia sulle squadre che sul mercato, per cercare di capire meglio come, insomma, evolve la situazione calcistica e sportiva in Europa. Poi aggiunge Cardinale: ci siamo convinti che non c'è bisogno di spendere una grande quantità di denaro per vincere, si può essere intelligenti. Puoi vincere e allo stesso tempo non sacrificare la liquidità della società. È un po' il modus operandi di Elliott. D'altronde sono entrambi occidentali, entrambi fondi americani, hanno la stessa mentalità. Forse anche per questo c'è comunque un feeling in questa trattativa tra Elliott e Redbird Capital. Dall'altro lato c'è un modo diverso di investire, quello degli arabi, e un modo, secondo me, diverso anche nel concetto proprio dell'investimento. Si vuole magari presentare con una liquidità maggiore, proprio per presentarsi in modo diverso anche alla nuova tifoseria. Quindi sono approcci diversi, uno medio orientale, l'altro occidentale. Vediamo alla fine Elliott a chi deciderà di vendere il Milan. Abbiamo detto di Gazidis, di Gerry Cardinale. Chiudiamo questo video con l'allenamento a Milanello. Tutti stanno bene, stanno facendo il loro programma di allenamento. Ibrahimovic, come sempre sapete ormai, lui la prima parte della settimana la svolge con allenamenti personalizzati, tra palestra, lavoro individuale, anche se sta bene, non ha grossi problemi, però è proprio un suo programma personalizzato, una sua scheda personale. Poi da giovedì, venerdì, sabato comincia ad allenarsi con il gruppo per la parte tattica, tanto comunque Ibrahimovic non partirà dal primo minuto. Ormai abbiamo capito che ha solamente pochi minuti nel finale, a causa di questi acciacchi, di questi dolori fisici, non può giocare per 90 minuti. Bella notizia anche per quanto riguarda Simon Kier, che sta continuando il programma di recupero, si allena sul campo, scatti, corse, lavoro atletico, un pochettino anche con la palla, non si allena ovviamente ancora con la squadra, la sua stagione è terminata in anticipo, purtroppo per Kier sarebbe servito tanto Simon Kier in tanti momenti di questa stagione. Lo rivedremo sicuramente nel raduno estivo
del Milan. Per quanto riguarda la maglia della prossima stagione, vi confermo che non verrà presentata nella partita contro l'Atalanta. Solitamente negli ultimi anni veniva esibita nell'ultima partita in casa della stagione che stava per terminare, per presentare poi la maglia dell'anno successivo. Questa volta non sarà così, verrà presentata direttamente in estate durante durante le prossime settimane. Quindi Milan che giocherà con la maglia di quest'anno anche nell'ultima gara in casa dell'attuale stagione 2021-2022, sperando che sia una giornata chiave per la storia del Milan. A presto.